Il titolo della mia prolusione quest'anno è Eppure c'è una via di uscita, col punto esclamativo, non con il punto di domanda. Autorità, gentili signore e signori, un caloroso benvenuto alla 39esima edizione del nostro tradizionale forum di Villa d'Este. Come sapete, abbiamo l'obiettivo di fornire ai massimi responsabili di imprese e alla classe dirigente tutta elementi utili per prefigurare scenari futuri ed elaborare visioni strategiche vincenti. In un'epoca dove l'unica certezza è l'incertezza, questo è più che mai importante. Siamo in una fase storica estremamente delicata e fragile. La crisi morde più che mai e colpisce soprattutto le imprese meno preparate e le classi sociali più deboli, i giovani sempre più in difficoltà. Uno su tre in Italia, uno su due in Spagna sono disoccupati. Solo in Italia negli ultimi 5 anni gli occupati sotto i 35 anni, abbiamo calcolato, sono diminuiti di 1,7 milioni. Un grande spreco di ricchezza e intelligenza, in un'epoca nella quale questi giovani, non dimentichiamolo, rappresentano la prima generazione digitale e globale insieme. La tecnologia offre infatti oggi opportunità che per le generazioni precedenti sarebbero state impensabili. Ma solo i più rapidi ad adattarsi ed interpretare il cambiamento potranno avere successo. I senza lavoro in Europa sono attualmente 25 milioni di individui, come Portogallo, Belgio e Danimarca tutti insieme. Tra il 2008 e il 2012 solo il manifatturiero europeo ha perso oltre 3,4 milioni di posti di lavoro, il 10% del totale, e l'International Labour Organization proietta a 5 anni 210 milioni di disoccupati nel mondo occidentale. Occorre rapidamente invertire la rotta e capire che questo trend va cambiato e si deve cambiare. Se gli imprenditori e la classe dirigente non riacquistano i necessari livelli di fiducia per tornare a rischiare e ad investire in nuove attività, in innovazione, in ricerca e sviluppo, in tecnologia, il volano virtuoso della ripresa non si potrà rimettere in moto. L'Europa ha un disperato bisogno di più imprenditori e di crescita. Senza crescita non c'è occupazione e senza lavoro non c'è futuro. Shimon Peres ci ha ricordato proprio da questa sede alcuni anni fa: entrepreneurs employ people, not infrastructures. Uno studio della Commissione europea ha messo in luce come le nuove aziende creino in Europa ogni anno oltre 4 milioni di posti di lavoro e siano la principale fonte di nuova occupazione. Lo Startup Act 3.0 del governo americano dichiara che il 40% del PIL degli Stati Uniti deriva da aziende che non esistevano prima del 1980. Ogni anno, quindi, 6 trilioni di dollari derivano da aziende che fino a pochi anni prima erano solo idee nella mente di qualche ambizioso imprenditore. L'imprenditorialità rappresenta quindi il più potente propulsore della crescita economica. Purtroppo solo il 37% dei cittadini in Europa è disposto ad avere un lavoro autonomo. Era il 45% 3 anni fa e per un confronto con USA e Cina dobbiamo avere in mente che il 51% negli Stati Uniti e il 56% dei cittadini in Cina vuole un lavoro autonomo. L'entrepreneurship divide, come lo definiamo, è poco misurato ed analizzato e rischia di creare una vera frattura nelle prospettive di crescita e prosperità future dell'Europa. Occorre procedere ad un cambiamento culturale immediato, profondo e di grande portata e a riconoscere gli innovatori imprenditori come forza propulsiva dell'economia del XXI secolo e quali creatori di posti di lavoro e di prosperità. È un messaggio da diffondere a tutte le amministrazioni europee affinché l'Europa possa diventare alveo accogliente per le migliori menti imprenditoriali e realizzare una vera rivoluzione imprenditoriale. Il termine deriva dalla parola latina prahendere, che vuol dire appunto prendere sopra di sé, farsi carico, scegliere. L'imprenditore è colui il quale dà inizio a qualcosa. I rischi sono certamente alti, i risultati altamente incerti. Richard Norman ci ha offerto questa bella rappresentazione. L'imprenditore dovrebbe vivere qui ed ora, essendo contemporaneamente visitatore del futuro ed esule del passato. Ma come assicurare la nascita di una nuova imprenditorialità? Vediamo almeno 2 linee di azione. La prima, la sfida educativa.
Un elemento di sicuro rilievo per lo sviluppo di innovazione e imprenditorialità è quello dell'istruzione e della formazione, fin dalla più tenera età, per fecondare i più giovani con attitudini e aspirazioni imprenditoriali, favorendo le doti di creatività e di spirito di iniziativa. I giovani non dovrebbero cercare un lavoro, dovrebbero crearselo. L'imprenditorialità è un fattore intangibile che nasce da un approccio culturale. Si può nascere imprenditore, ma si può anche apprendere come diventarlo. Nel nostro paese ci sono corsi persino per la psicologia dei cani. Perché non ci preoccupiamo della psicologia degli imprenditori? Ma allora quali sono le caratteristiche di un imprenditore da formare e stimolare al di là delle competenze e conoscenze strettamente tecniche e o professionali? Dal nostro osservatorio possiamo mappare le seguenti: accesa propensione al rischio e all'affrontare sfide con uno spirito di sacrificio decisamente sopra la media e capacità di prendere decisioni velocemente, senso etico e coraggio, voglia di autorealizzazione personale e senso di responsabilità. Ad un imprenditore è ben chiara la differenza tra doveri e diritti. Creatività e spirito di iniziativa. Tenacia, assertività, capacità di persuasione non disgiunte da capacità di lavoro di squadra e da una grande attenzione alle persone. Intraprendenza, ottimismo. L'ottimista vede opportunità in ogni difficoltà, mentre il pessimista è esattamente il contrario. Ed è su questi argomenti che dovremmo sviluppare un programma formativo adeguato. Non c'è programma, non c'è percorso, non c'è iter scolastico di studio che tocchi questi elementi, che tocchi questi argomenti. In altre parole, l'essere imprenditore è uno stato mentale, ma anche una funzione sociale chiave come il medico, l'insegnante o il sacerdote. L'impresa è un bene sociale e il ruolo dell'imprenditore è quello di un agente che, mentre persegue un suo disegno di benessere per sé e la sua famiglia, realizza anche il bene comune. Un famoso imprenditore ha detto: il mio mestiere è come masticare vetro così tanto e così a lungo finché addirittura non ti piace il sapore del sangue. L'immagine è così forte che sembra anche a me di sentire il sapore del sangue mentre vi parlo. Già dal 2003 alcuni paesi hanno lanciato strategie educative in questa direzione: Regno Unito, Norvegia, Finlandia, Svezia. E non a caso sono quelli che stanno registrando, hanno registrato da lì in avanti le migliori performance. Domani distribuiremo un nostro paper che tocca questi argomenti. La seconda linea guida è la sfida dell'ecosistema. L'educazione da sola infatti non è sufficiente. È anche necessario riuscire a ricreare un ambiente in cui le nuove aziende possono nascere, crescere e svilupparsi. Se guardiamo all'Italia non è difficile comprendere come l'eccesso di burocrazia, l'inefficienza e lentezza della giustizia, il costo e la rigidità del lavoro, le difficoltà nell'accesso al credito, solo per citare alcuni dei problemi che affliggono il nostro Paese, abbiano un effetto negativo sulla capacità di creare nuove imprese. La creazione di un ecosistema favorevole all'imprenditorialità passa anche attraverso un cambio culturale che non punisca severamente chi, intraprendendo una nuova attività, fallisce nella sua impresa. Chi ha già fallito avrà anzi dalla sua un importante fattore, quale l'esperienza. Oggi siamo di fronte all'ultima chiamata. Occorrono riforme inequivocabilmente pro-business, dove l'imprenditorialità è il grande asset da liberare e valorizzare. Un amico qui in sala, un imprenditore, Silvano Mantovani, mi ha detto recentemente: non possiamo guardare in faccia i nostri figli e nipoti che osservano con occhi sognanti il loro futuro e dire: per te non farò nulla perché sono debole, sono stanco, anzi sono correo. E da loro lasciare un mondo impossibile e senza speranza. A proposito di speranza, la scorsa settimana tutti i media del mondo hanno celebrato i 50 anni della scomparsa di Martin Luther King, ricordando la sua celebre frase «I have a dream». Chiudo con un'altra frase di un noto leader a proposito di dreams: the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Quindi, per favore, sogniamo e sognate al massimo. No dreams, no vision, no entrepreneurs, no future. In chiusura, e ho finito, un pensiero ad alcuni amici che hanno caratterizzato questo forum per tanti anni e purtroppo negli ultimi 12 mesi sono scomparsi. Luigi Spaventa, che ha partecipato a ben 18 edizioni, Rita Levi Montalcini, 10 edizioni, Renato Ruggero, 13,
e Antonio Borges solo ad una, recentemente scomparsi, e siamo molto orgogliosi che siano stati con noi. A loro va il nostro ricordo più affettuoso. Abbiamo preparato un piccolo video commemorativo. Prego la regia di mandarlo. È stata la mia fortuna, il dubbio privilegio di vivere così a lungo, di essere ancora presente qui in questo splendido convegno. E quindi io desidero far presente quanto è importante lo studio, non soltanto la ricerca di base, ma altrettanto, come dicevo, ricerca, innovazione, impresa, l'aiuto delle imprese che abbiano la capacità di mettere a conoscenza dei ricercatori di questo incredibile sviluppo delle tecnologie che sono oggi a nostra disposizione e alle quali dobbiamo l'apertura di nuovi scenari. Da troppe decine di anni questo paese vive sotto l'angoscia di un problema di finanza pubblica che viene risolto giorno per giorno, con in media 2 o 3 misure all'anno, e questo naturalmente è un aumento, provoca un aumento di incertezza. È il primo elemento, la forza istituzionale dell'Europa quando parla con una voce unica. Secondo punto, l'Europa è certamente aperta, nessuno dice più, perché prima lo si diceva che l'Europa sia una fortezza, però certamente l'Europa appare meno attiva nella apertura dei mercati dei paesi terzi di quanto lo siano per esempio gli Stati Uniti. Prima di chiedere a Jean-Claude Trichet di dare formalmente avvio ai lavori... È stata la mia fortuna, il dubbio privilegio di vivere così a lungo. Ragazzi, non dobbiamo mandarlo due volte, grazie. Prima di chiedere a Jean-Claude Trichet di dare avvio ai lavori, desidero esprimere un particolare ringraziamento a tutti voi per essere presenti numerosi anche quest'anno, ai nostri advisor che hanno contribuito alla messa a punto del programma, a tutto il nostro gruppo di lavoro, il quale è a vostra completa disposizione per rendere il più proficuo possibile la vostra permanenza, il vostro soggiorno. Buona continuazione, buon lavoro a tutti. Jean-Claude, the floor is yours. Grazie.